una cosa che ci ha colpito, che quando si è alzato ha salutato, ha baciato l'icona, quindi questa è una cosa che subito noi abbiamo osservato, ecco, con particolare interesse. Intanto, perché questo gesto? Sì. Qui abbiamo una bellissima pubblicazione che ci riporta tutte le icone che sono dentro il Museo dei Santi Teodoro Greci a Staiti. È stata realizzata con il contributo, mi pare, dell'ente parco e con la cura del professor Daniele Castrizio, un importante numismatico, e con i testi sono state realizzate da Cristina Ghiaria, la dura Pierricone, del qui presente Sergei. Benissimo, prego. Buonasera. Buonasera, tanto saluto i piedi. Allora, sono lieto di essere tra voi questa sera, grazie per l'invito all'Associazione delle Muse, al dottor Butartì che mi ha invitato a partecipare a questo incontro. Vi spiego subito il motivo, sarò molto breve. Non esistono, secondo me, coincidenze nella vita, e questo incontro dedicato in gran parte, per una buona parte, anche al museo, anche ai santi, quindi si è parlato molto dei santi questa sera, forse addirittura più che del borgo stesso. Noi abbiamo ricordato questi santi, intanto poi mi riallaccio a quello che ha detto il dottor Zavettieri prima, per raccontarvi in poche parole alcuni aspetti che riguardano proprio le icone che avete portato stasera. Intanto la spiegazione, niente accade per caso. Oggi per la Chiesa Ortodossa, del mese di febbraio, ma la data può variare. La cosa che non varia è la prima domenica per la Chiesa Ortodossa, la prima domenica di Quaresima, ed è dedicata sempre, è caduto oggi questo giorno, dedicata al trionfo dell'Ortodossia, che sarebbe il trionfo delle icone su quelli degli iconoduli, di quelli che adoravano le icone, su quelli che invece le icone le cacciavano e non ne volevano sentire, sugli iconoclasti. Quindi oggi è la festa professionale di tutti gli iconografi, la festa di tutte le persone, di cristiani che continuano a venerare le sacre immagini. Anche questo è un segno. Anche questo è un segno, e credo che sia importante. Non è casuale, secondo me. Ed è appunto l'adorazione, va non a un pezzo di legno dipinto, per quanto possa essere bello. Tanto è vero che non si tratta di un quadro. Io non sono mica pazzo per andare a baciare un quadro qualsiasi, no? Ma l'adorazione va direttamente al personaggio raffigurato, e questa è la differenza in poche parole, pochissime parole, tra un'icona e un quadro. Ho risposto alla domanda. Magnificamente. Benissimo. Invece, riallacciandomi al discorso del dottor Zavettieri, volevo dimostrarvi alcuni elementi presenti su queste due, anzi, se volete, tre icone. Io le chiedo scusa, volevo sapere questo: intanto, in quanto tempo queste icone sono state fatte? Perché un corpus, sono 25 se non sbaglio, icone. Sono 22. Sono. 22. No, non sto sbagliando neanche a dire 25, perché è stato deciso proprio pochi giorni fa che sarà completata con altre tre icone, quindi saranno 25. Quindi anche io faccio parte di questo. Niente sbagliato. Niente sbagliato. Io lo spingo a per altre 10, coprire tutti gli spazi. No, vabbè, a parte gli scherzi, c'è una piccola stanzetta a metà del percorso museale che ancora è chiusa perché non è stata completata, ed è fondamentale completarla, e quella perfettamente può ospitare tre icone. Quindi la domanda curiosa è questa: sono tante, in quanto tempo sono state realizzate, visto che sappiamo
questi vari stati dall'alba eccetera, i vari momenti spirituali che coincidono, poi voglio dire, farne una, quanto si impiega? Certo, non ti rispondo, anzi le rispondo con molto piacere, come iconografo, a nome di tutti gli iconografi, anche a nome del mio collega di cui avete portato l'icona, che io ho sentito parlare di questo grande personaggio della poesia che dipinge le icone coniugando la sua arte iconografica con quello che rappresenta l'artigianato locale di Bova, eccetera. Quindi c'è questo discorso suo che lui usa nelle sue opere, in questa un po' di meno, ma in altre, quello che ho visto in foto, usa costruire delle cornici in legno, spesso anche decorate, scolpite, insomma, con questi motivi ornamentali tipici grecanici, no? Ed è una cosa molto bella, secondo me. Rispondo a nome di tutti gli iconografi, e mi fa molto piacere anche di questa domanda, perché ultimamente sull'icona c'è un po' di incomprensione. Viene chiamata icona spesso quello che non lo è, perché l'icona vera, l'icona pregata, come il caso anche del mio collega e di tanti altri iconografi che lavorano qua, anche qua nel territorio, è un oggetto intanto creato seguendo tutte le tecniche tradizionali antiche tramandate da secoli, e quindi con la dovuta, non solo la dovuta preghiera come ha detto il dottor Putorti, ma anche con tutti gli accorgimenti tecnici, appunto. Quindi ci vuole tempo, ogni fase dell'icona richiede il suo tempo, a partire dalla tavola grezza del legno stagionato, poi si fa la base di gesso e colla, poi si fa la doratura, si fanno i primi strati di colore e così via, fino ad arrivare all'icona finita e allo strato della vernice protettiva. Per fare un'icona di queste dimensioni, per farvi capire, a partire dalla tavola, supponendo che le tavole siano già pronte, ci vogliono non meno di 2 mesi. Questo per farvi capire che un oggetto come icona sacra è sempre stato, anche anticamente, ma anche oggi lo è e lo deve essere, un oggetto anche prezioso dal punto di vista economico. Quindi 2 mesi di lavoro significa 2 mesi di lavoro veri, lavorando tutti i giorni, almeno 5-6 ore al giorno, magari salvo la domenica, e quello è il tempo che ci ho impiegato io. Quindi potete fare il calcolo voi delle ore di lavoro, ed è giusto che sia così, perché tutte le fasi vanno rispettate, lo strato di colore precedente deve asciugarsi perfettamente per poterne mettere un altro, eccetera, così non vi annoio con le cose tecniche, però per farvi capire, insomma, che l'icona è questo. Spesso anche nei negozi di articoli religiosi molti oggetti vengono spacciati, io qua un po' mi infervoro, no? Vengono spacciati per icone, che icone non sono, sono soltanto decoupage carini, simpatici, va benissimo, oppure le cose fatte con 2 spennellate, oppure le cose fatte in una serata di diciamo, tanto per diletto o divertimento, non ha niente a che vedere con l'icona. Quindi... Lei è figlio d'arte? Come le è nata l'idea di diventare iconografo? No, io non sono un figlio d'arte. Il mio primo corso di iconografia lo feci a Mosca nel lontano 1993. Ero, adesso ne ho 40, quindi si può fare il calcolo, 14enne. Su per giù, quello che è, ragazzino, no? E poi ho fatto altri corsi di aggiornamento, diciamo approfondito con molti grandi maestri della Russia. Quindi il percorso mio, anche questo, per fare l'iconografo, non è che è una cosa che ti viene da un giorno all'altro. Lo sentiva dentro? Certo che lo sentivo dentro. Io sono sempre stato portato per le due cose. Nella mia vita ho conciliato 2 passioni fondamentali. La matematica, infatti sono laureato in ingegneria aerospaziale, e l'arte in modo particolare del cuore. E quindi non sono cose, diciamo, sono cose conciliabili, come potete vedere guardando me. E quindi questa passione mi veniva da dentro. Io da bambino amavo disegnare,
diciamo che sembra più artista che ingegnere aerospaziale, devo dire, l'aspetto spaziale non si vede. Ormai... questo è lo diciamo nel senso che se, a questo civile più artistico. Si sarà perso il mio aspetto da matematico del 2000 dalla laurea. Quando lei realizza queste icone, quando ha finito l'icona, decide di farne subito un'altra o aspetta il momento divino, insomma, per iniziare a riprendere? Ma le domande le fa apposta per farle in un certo modo, far ingranare tutto il discorso. Non ci siamo messi d'accordo prima, sennò sembra fatta apposta. Non sapevo neanche che fosse lui l'artista, quindi... No, è bella questa domanda, anche questa è una domanda bella. Credo che un iconografo debba approcciarsi con molta umiltà al proprio lavoro e molta semplicità. I voli pindarici, io non mi sono mai creduto né un Michelangelo né un Raffaello né un Leonardo, per carità, che io stimo e ammiro questi grandi nomi maestri come tanti altri, però io sono solo un umile pittore di icone, nient'altro, e come tale non mi posso permettere il lusso spesso di aspettare l'ispirazione dall'alto, no? Cioè il iconografo a un certo punto, come spesso capita, chi di voi sa che cosa voglia dire la vita spirituale, lo può sicuramente potrà convenire con me, che un giorno può essere un giorno sì, un giorno no, tu ti alzi, magari non ti va, e però ti dici no, mi alzo, faccio il segno della croce, faccio una preghiera, chiedo aiuto al Signore, al santo che sto dipingendo, pazienza, mi rimbocco le maniche, dipingo e mi accingo a poco il santo stesso, come spesso mi è capitato, mi dà forza. Allora, 2 anni ci sono voluti per fare 22 icone, 2 lunghi anni di lavoro, e in questi 2 anni di lavoro, perché appunto facendo più di due anni e mezzo circa, in questi 2 anni di lavoro ho vissuto un rapporto fantastico, secondo me, cioè bellissimo, con i santi stessi, e questa è stata la cosa più bella di tutto ciò, che è un rapporto proprio dipingendo l'icona del santo, il santo come se mi parlasse, no? Durante tutto il lavoro, e questa è stata una grandissima soddisfazione spirituale. Perché ci trovi in Calabria e da quando? Allora, io vivo fisso a Reggio Calabria da circa 9 anni. Infatti un artista russo arriva da noi alla Reggio Calabria, come l'impressione che ha avuto, qual è stata? Intanto, vabbè, io sono di Mosca, dovete immaginare una metropoli enorme, 15 milioni di abitanti, almeno quelli sicuri, in realtà sono di più, e Reggio Calabria è una realtà più piccola. Da Mosca. Rispetto alla metropoli. Mosca o una Mosca? No, a dire la verità. Poi sono fatto così che mi abituo, mi cerco di integrarmi. La parola integrazione è una delle parole che per me sono fondamentali, se no non potrei neanche fare quello che faccio qua, insomma, non potrei. Quindi integrarsi nel senso armonico del termine è la via migliore. Chiaramente i primi tempi è stata un po' dura, ma poi ho conosciuto un sacco di gente bellissima di questa città, persone che veramente magari non ti saresti mai aspettato di incontrare, no? Come il gruppo, tutto il gruppo dell'associazione Antigramma, come la comunità della parrocchia ortodossa di San Paolo di Reggio, e tanti altri amici, professori, lo stesso professor Minuto che è stato citato oggi, che veramente sono onorato di averlo conosciuto, e tante altre persone. Quindi è una realtà, quello che vi posso assicurare è che la vostra terra è una terra bellissima, molto radicata nel suolo, nella terra, cioè nel territorio, nella terra come materia, ha le radici antichissime, molto più antiche di quelle di Mosca o della Russia. Anche il cristianesimo qua è stato portato da San Paolo, quando insomma ancora in Russia non se ne poteva immaginare una cosa del genere. 2 parole e poi concludo, se no vi veramente vi seccate. Due parole sulla simbologia nelle icone, se volete, se vi è gradito. Allora, il dottor Zavettieri prima ha detto, quando ha parlato di San Leo,
ha detto giustamente che due paesi se lo contendono in modo particolare, Bova e Africo. Va bene. Il mio approccio nel raffigurare il santo, oltre alla diciamo ad alcuni elementi iconografici, proprio l'iconografia sua, quindi la pece in mano, eccetera, eccetera, con molta umiltà sono andato a vedere la statua, perché di lui non è che se ne hanno altre icone. Attenzione, questa è stata la prima icona di icona come icona, non come una statua, un bassorilievo, un quadro. Quindi questa è la prima icona che raffigura San Leo. La prima, poi non so se ne hanno fatto altri, io mi auguro che poi un giorno forse qualcun altro ne farà altre, o io stesso qualcun altro, perché è un santo che veramente merita tutto il rispetto e tutta la venerazione, come ci è stato illustrato prima. Ma oltre al suo aspetto iconografico, nel senso iconografico come elementi caratterizzanti il santo, no? Quindi l'abito monastico, la mantella monastica, e diciamo anche quel cappuccio che in questo caso è tolto ma si vede, la pece in mano che è il suo attributo speciale, particolare, con tutta la storia che lui con queste parti. Che significato ha la pece? La pece è religioso. No, la pece si ricollega alla sua vita, perché lui tenendo il dottore ha spiegato molto bene ed è bellissimo questa cosa. Intanto io prima di approcciarmi a questi santi mi sono letto tutte le vite dei santi, ho fatto una ricerca approfondita che è durata più di un anno prima di iniziare questo lavoro, e questo è l'unico modo credo serio di fare le cose, no? Perché non, chi sono io? Vengo da Mosca, un'altra realtà con i santi diversi. Però per capire questi santi ho dovuto leggere le loro vite, e quindi questa famosa pece, questa palla di pece raccolta praticamente ricavata dalla resina dei pini odorosi di Aspromonte, di montagna, che lui costruiva queste palle mettendoci uno stoppino dentro, diventavano lampade, insomma, no? Cioè accese, potevano servire come lampade, le andava a vendere al mercato, i soldi li ricavava e li distribuiva ai poveri, e il dottore l'ha spiegato molto bene prima. Ma qui ho inserito una cosa: intanto c'è il pino odoroso di montagna con l'accetta appoggiata al pino, quindi sono gli strumenti, lui incideva i pini, sotto metteva un recipiente, colava la resina, veniva raccolta, essiccata a dovere, con lo stoppino messo dentro, quindi si creavano queste palle. Poi la resina serviva per l'imbarcazione, per collegare. Certo, anche, però quello che volevo dire... Infatti se voi andate a Caulonia, al museo di Caulonia ci sono i contenitori di pece che sono esposti nel museo archeologico, perché li hanno trovati proprio direttamente sulla spiaggia, perché serviva per le imbarcazioni, come dicevo. Perfetto. Quello che volevo, l'elemento al quale volevo attirare la vostra attenzione è proprio questo paesino che ho raffigurato in mezzo alle montagne, perché il paesaggio è quello, Africa, ma tutta la zona africana è quello, no? Le montagnette fatte in questa maniera abbastanza simbolica. Tra l'altro un'altra caratteristica delle icone è l'accenno alla prospettiva, perché ancora la prospettiva non era dichiaratamente... No, la prospettiva non esiste una specie di prospettiva. Bidimensionale è, se vogliamo, inversa. Ma qui entriamo in merito a un problema tecnico un po', diciamo, complesso. Una cosa che vi rimanga impressa dopo questa serata, sicuramente ricorderete, il paesino sopra. Anche nelle icone si possono raffigurare non solo personaggi che non siano santi, no? Che può capitare, che fanno parte della vita di un santo, quindi ci sono altri personaggi non santi raffigurati tranquillamente. Le architetture le città, le cose che si ricollegano alla vita del santo. Questo paesino qua sopra non c'è nessuna scritta, io avrei potuto pure mettere una scritta, ma siccome mi sembrava brutto, la scritta quale? Che quale scritta mettevo? Africo o Bova? Non ho messo nessuna, perché nella mia testa, pensando agli africoti siamo africesi, scusate, ma africoti è il termine comune, scusate, non posso anche sbagliare, africesi e bovesi, giusto? Pensando a queste persone che vivono là, ci sarebbero rimaste male, quindi per quelli di Africo ho pensato sia Africo, per quelli di Bova sia Bova, no? Pace, non è questo il problema. E quindi niente scritta, un paese loro si identificano. Maestro, io volevo chiedere un'altra cosa, non voglio disturbarla perché le domande sono tante. Un'altra, la scelta del senape come cornice, come passepartout, e perché bisognava mettere l'oro, la foglia d'oro,
e quindi è stata scelta questo effetto pittorico, oppure è solamente una scelta stilistica? È una scelta stilistica, è ocra rossa, ocra gialla, sì, ocra dorata, ocra sì, gialla, che praticamente in molti casi, come nel caso dei paesi, diciamo, sì, e non delle grandi città dove c'è una corte, dove c'è una cattedrale, le, sì, le icone destinate per i paesi piccoli, per le comunità piccole, spesso non usavano oro, ma non solo per motivo economico. Io non avrei avuto problemi a mettere oro, no, sia qua che qua. Economico? No, no, no. Il discorso è proprio per dare anche l'idea di questa umiltà, di questa semplicità del contesto in cui era il focolare domestico, diciamo, nel senso domestico dell'icona, in un certo... Benissimo, perché se queste icone dovessero andare a inserirsi all'interno di una cattedrale, della cattedrale di Reggio Calabria, dico per dire, probabilmente avrei messo oro, avrei chiesto al committente di sostenere anche questa spesa giusta, perché per dare questo decoro, invece non perché, ma perché un ambiente più familiare. Voi che siete stati in questo museo avete visto quanto è piccolo, quanto è bello, perché è piccolo, quanto è accogliente, quanto è caldo l'ambiente, come si sono inserite bene le icone in quel carcere, no? Ex carcere fondamentale, no? Come stanno bene, sembra che cioè la vedete le nostre spalle come il museo, vedete la forma sviluppata, insomma, della struttura museale. Prego. San Luca, il grammatico, tiene in mano, oltre al Vangelo, che è l'attributo tipico di un vescovo, perché il vescovo porta avanti la parola di Gesù, no? Quindi lui è il promotore, lui la deve spiegare, la deve proclamare, la deve soprattutto spiegare e sostenere dal punto di vista della dottrina. Ma tiene in mano anche, si vede un poco, poi dopo magari vi avvicinate, guardate da soli, quando abbiamo finito, tiene in mano anche gli strumenti del suo lavoro, perché ognuno, San Leo, non solo pregava, per questo mi è simpatico, mi è sempre stato dal primo momento simpatico San Leo, perché il motto di San Benedetto è labora, secondo me è quello giusto, anche per i monaci, non è che possono solo permettersi, infatti i monaci vivono così, lavorano e pregano, alternano. Lui, grande vescovo, grande personaggio, a quell'epoca veramente era una metropoli, cioè lui occupava la cattedra vescovile, cioè quasi paragonabile alla cattedra del metropolita arcivescovo di Reggio di oggi, no? E quindi, però nello stesso tempo lavorava, lui era l'altro appellativo suo, il grammatico, cioè la persona letterata, infatti in greco c'è scritto o aios lucas o grammaticos, il grammatico, il letterato, cioè la persona colta, ma non solo perché colto era, ma anche perché si metteva a copiare i manoscritti e scrivere i manoscritti. Molti manoscritti antichi sono redatti da lui e ci sono alcune testimonianze, sembra che ci sia uno autentico o comunque diciamo molto probabilmente attribuibile a lui, e lui ha in mano il raschietto, il pennino, quelli che usavano i calligrafi, giusto? Gli strumenti, cioè la maestro, a quale icona è più legato? È difficile. C'è un'icona a cui è più legato, in questo caso sono state portate queste perché sono legate al territorio, ma lei a quale icona è più affettivamente di quelle che ha presentato all'interno di questo museo? Allora, intanto i santi, spero che non si offendano, no? Lei li ha baciati tutti e due, mi non sembra, credo che non si credo. Possano... Ho prima baciato anche l'altra icona all'inizio della nostra conferenza. Sì. Allora, la risposta potrebbe essere questa. Il primo santo che ho conosciuto, che ho incontrato, perché io parlo come se fossero persone vive, per me sono persone vive, non c'è alcuna differenza tra noi e loro, il contatto è reale. Il primo santo che ho conosciuto mettendo piede in questa terra vostra, ripeto, meravigliosa, è stato Sant'Elia lo Speleota, sì, di cui ancora c'è la grotta, di cui è un luogo che non ho parole per descriverlo, un luogo di spiritualità fortissima, e quindi è l'icona più grande, non a caso, l'icona più grande del museo, a figura intera, un'icona, non so se c'è lì. Questo è il museo di Gelsindaco, che c'è l'immagine. Allora no, c'è il percorso delle chiese bizantine e prima abbiamo fatto vedere proprio Sant'Elia. Sì, infatti se ritorniamo è praticamente quella di fronte alla chiesa, se non ricordo male. Quella avanti.
Comunque anche lui, Santeria lo Speleota, sì, è figurato proprio in il santo, voi conoscete la storia della grotta, cioè, quindi io direi lui il numero uno perché è stato il primo, il primo, questo qui, il mio primo amico. Questo è nel certo, l'icona più grande della collezione del museo, più grande di tutte in assoluto, l'icona quasi a figura intera, a figura diciamo naturale, altezza naturale, che misura 60 cm per 1,20 m, cioè quasi veramente. Insomma. Santeria è un santo di Reggio, appartenente alla famiglia della Porcetta. Benissimo, è un santo di Reggio. È stato colui che ha portato l'icona all'Erfo, per essere vero, poi nel 1547 è stata sostituita col quadro odierno. Benissimo, grazie per la precisazione. Proprio così, anche perché mi piaceva il fatto che fosse un santo di Reggio, oltre a San Cipriano, il medico di Reggio, ci sono altri santi, grandi santi di Reggio, Santeria, poi il primo vescovo di Reggio, Regino, dopo Santo Stefano, il primo vescovo Regino si chiamava San Socrate, e il suo successore, ordinato da San, cioè uno di Reggio, poi, vabbè, Reggio ha prodotto dei santi, non solo da, diciamo, il Regino, cioè la provincia di Reggio Calabria. E niente, questo volevo dire, in due parole. In conclusione, io questo le volevo dire, la differenza, lo chiedo a lei che lei la sente più tangibile, quando si prega di fronte a un'icona rispetto alla preghiera nei confronti di una scultura, ecco, noi andiamo in chiesa e vediamo la Madonna dei Gaggini, vediamo il santo, ci fermiamo, preghiamo, eccetera. Qual è la differenza con la vostra cultura? Allora, qua mi aiuta nel rispondere, io non rispondo a nome della cultura, però, né mia né ortodossa, risponderei a nome mio, sì, cioè una cosa molto personale, la risposta è molto personale. Allora, una piccola premessa brevissima, io mi sono messo a studiare la lingua italiana, essendo, cioè, di un'altra cosa, vi ho detto matematico, altri interessi, perché la mia grande passione era l'arte italiana, l'arte del Rinascimento, soprattutto primo Rinascimento, lo è tuttora, e mi ero messo a studiare la vostra lingua perché i libri, gli unici libri che si trovavano, che erano a disposizione all'epoca, erano in lingua italiana, una bellissima biblioteca a Mosca, ricchissima, tutto bello, ma solo in italiano, va bene? E quindi a 14 anni mi sono messo a studiare questa lingua. Assieme a 14, ho fatto tutte le mie scelte più importanti della mia vita a 14 anni, studiare l'italiano, corso di iconografia e tante altre cose, tutto a 14 anni. Quando lei aveva chiesto scusa, perché poi è lei che stuzzica. No, rispondo, sì, appena finisce facciamo la domanda. Facciamo così, problema. Rispondo prima. No, voglio così conclude. Quando lei aveva 14 anni, il contesto storico com'era, dove si viveva? Allora, la Mosca. Quando io avevo 14 anni, il muro di Berlino era caduto da poco, ufficialmente non era più l'Unione Sovietica, ma da poco, cioè nel senso, questa parentesi si è chiusa da poco, si respirava un clima, diciamo, molto bello, molto nuovo, ma soprattutto hanno riaperto le chiese, e quindi il culto cristiano che noi praticavamo di nascosto, che la mia famiglia, finalmente ho avuto questa opportunità anche di avvicinarmi alla Chiesa in questo senso, e quindi andare liberamente senza dovermi nascondere, no? E quindi è stata una cosa molto, un periodo molto bello, molto di fervore, diciamo. E rispondendo alla domanda di prima della preghiera, io amo l'arte rinascimentale italiana, ma è un'altra cosa. Non mi sognerei mai, per esempio, faccio un solo esempio, che ne so, la Madonna di Raffaello, quella di Dresda, va bene, bellissima, ma non mi sognerei, ripeto, una risposta molto personale, non mi sognerei mai di mettermi in ginocchio e pregare davanti a quel quadro. Per me è un quadro comunque che introduce nella fede, è arte religiosa sicuramente, ma non arte sacra. Ecco, la risposta sarebbe questa, c'è arte religiosa, e lì ci stanno tutti i grandi maestri che hanno lavorato sui temi religiosi, e arte sacra, che è arte delle icone, per me soprattutto. Quindi per me sarebbe impensabile inginocchiarmi davanti a una bellissima Madonna di qualsiasi autore, che sia pure, non so, il mio amato Piero della Francesca, o il vostro
Antonello da Messina o qualsiasi altro, o davanti a una statua, non riuscirei proprio a esprimere l'icona. Invece davanti a un icona... C'è una domanda, prego. C'è una proposta che vorrei fare. Io farei venire qui Sergei a fare una lezione di italiano e di dizione, soprattutto ai 8 amici di domenica scorsa, alcuni dei quali non sapevano parlare manco l'italiano. Complimenti per il suo italiano, per te. No, alle spalle ho 12 anni di lavoro come interprete traduttore, anche al vertice, anche per i ministri, quindi... Allora, guarda, con te una domanda? Sì, allora, una domanda forse un po' sciocca, comunque, unico, un pittore di icone, dipingerebbe un santo non bizantino moderno? Vi siete messi tutti d'accordo, che sono io che sono un po' pazzo, che le domande mi piacciono tutte. Anche questo ha a che fare, bella questa domanda. Intanto ho dipinto un'icona con un santo che non è ortodosso, va bene? E sono molto contento di quest'icona. È un'icona purtroppo che io speravo che la poteste vedere voi tutti, gente di Reggio. Gli accordi iniziali erano questi, doveva essere esposta per sempre nella cattedrale di Santa Maria Annunziata, come si chiama? Insomma, la cattedrale, è la cattedrale chiesa, diciamo di Reggio, ma dedicata all'Assunta. Assunta, perché poi l'Annunziata, facciamo confusione con l'Annunziata alla chiesa, Santa Maria Assunta. Per questo. Ecco, ed è stata realizzata per l'anniversario di San Francesco di Paola, come capire, quindi l'anno scorso, giusto? Ed è stata un'icona, ho fatto questa icona con molto piacere, è un'icona doppia, nel senso due santi in piedi, a figura intera, un'icona grande, 60 cm per 80, quindi più grande, molto più grande di queste, e fondo oro, lì era destinata nella mia testa alla cattedrale, quindi fondo oro, anzi fondo oro lavorato in modo che sembrava anche addirittura mosaico che da lontano luccicava, no? Lavorato proprio punto per punto per farla luccicare in modo particolare, sbalzata, lavorata con una specie di un pulino, un grande pulino che ho utilizzato per quell'occasione. Adesso si trova nella cappella privata dell'attuale arcivescovo di Reggio Calabria. Lui si è innamorato di quest'icona e non l'ha voluta. Quindi chiedo scusa la domanda, ma a uso personale e di proprietà personale o di proprietà? La curia. Però non lo so per quale motivo, quasi nessuno la può vedere. È una delle icone, secondo me, più belle, ma non perché l'abbia fatta io, perché proprio la sentivo viva. Dicevo, due santi, il santo che portò il cristianesimo qua, San Paolo, in piedi, con tutto su queste icone ve la sto raccontando, con accanto la colonna e la storia della colonna che prende fuoco quando quelli non gli fanno parlare, finire il discorso, finisce la candela che prende fuoco la colonna, la conoscete tutti questa storia, sì. E quindi la colonna l'ho rappresentata che prendeva fuoco, e accanto a lui San Francesco di Paola in atto di attraversare, quindi aveva fatto il tempio di Diana, no? Il tempio di Diana Fascelide sarebbe all'altezza della Rada dei Giunchi, dove storicamente, insomma, perfettamente avrebbe, no, è sbarcato dove è sbarcato San Paolo durante la festa di Diana, cioè. qua vicino, giusto? Sì, diciamo sono 10 minuti, insomma, e San Francesco di Paola sul suo mantello in atto di attraversare lo stretto col suo bastone caratteristico e con la scritta Caritas, e con anche lui, anche San Francesco di Paola, con la fiamma sulla mano, un altro miracolo del fuoco di San Francesco di Paola che sapete voi, quindi la fiamma della colonna e la fiamma di... Io ve la racconto perché non so se la vedrete mai questi icone. C'è una domanda al dottore Zavistieri? Sì, vado un po' fuori tema, ma visto che lei viene, diciamo, dalla Russia, quindi volevo fare una domanda. E lei pensa che i nostri santi possano essere, diciamo, in tempo di ecumenismo e, diciamo, ponte fra le due religioni, la cattolica e l'ortodossa? Io credo che i santi in qualsiasi periodo storico siano un ponte tra tutti, diciamo, tra tutti i veri credenti in Cristo, quelli che veramente credono, non a parole ma nei fatti. E nel periodo del comunismo io credo che noi, la chiesa attuale russa, può
possa vivere e prosperare e crescere e fortificarsi grazie al sangue dei martiri della fede che hanno versato il loro sangue, che sono decine e decine di migliaia, anzi centinaia di migliaia, se non se sono anche milioni, che hanno cosparso con il loro sangue il suolo russo sotto alle persecuzioni del comunismo, e hanno potuto, in questo modo, hanno messo le premesse perché il seme della fede potesse germogliare di nuovo dopo, una volta finita quella parentesi triste delle persecuzioni. Quando ha visto San Giovanni De Restis, l'avranno portato tantissime certo. volte, non avranno trovato l'albero che il sindaco ha fatto cacciare per noi per passare, quando è entrato nel parco, che cosa ha sentito? Qual è stata la sua... Bellissimo, quello è il monastero così come l'ho letto nelle vite dei santi del deserto, così lo immaginavo, una grande lava, una comunità cenobitica, comunità dove vivevano più non degli anacoreti ma un cenobio, dove vivevano tutti insieme, queste cellette, cioè un paradiso, così ho avuto, e lì sono ancora prima di stabilirmi a vivere fisso qui a Reggio Calabria, ancora prima di conoscere Putorti e la comunità ortodossa di Reggio, io nel monastero di San Giovanni De Restis a Vivongi andai 15 anni fa circa, 14-15 anni fa, era abbandonato in condizioni di degrado, diciamo, forse. Era già abbastanza messo abbastanza bene, erano i monaci che l'avevano appena diciamo messo, cioè ho avuto questa, l'avevo risollevato, non, già c'era il tetto, c'era tutto e c'era soprattutto il clima di santità che si respirava. Questo mi ricordo bene. In conclusione di questa parte, cioè, con lei, perché poi insomma ci sono. Non mi spiace che io le chiedo una cosa, non so se lei la può fare. Una piccola preghiera ortodossa che la può recitare davanti, di dire insomma davanti a tutti, la può fare, o le chiedo una cosa? No. La possiamo godere di questa piccola cosa? Perché certo. Penso che sia una cosa molto bella da sentire. Se non vi... No, e no, la deve tradurre. Posso scegliere io? Sì, certo. Allora scelgo quella preghiera che non ha bisogno di essere tradotta. Io, se volete, dirò il Padre Nostro in greco, che poi mi capiscono i grecanici, e mi capite anche chi non conosce il greco, mi capisce ugualmente, perché quella, Padre Nostro, va bene? Padre Mono, in disoranis, agli artico tono maso, e il feto di basilia su, vieni tico do te rimasso, o se non hanno che vites gis, ton arto di mon, ton e più usi un dosi min simero, che affisi min tau fili mataemon, os che mi sa fimen ti so file de simon, che mi se ne gisi mas ispiras mon, alla risse mas a poto poniru. Grazie. Grazie veramente. Grazie per come ha comunicato insomma il suo messaggio. Tutti che stanno chiedendo lo studio dove ce l'ha, lo chiedo io così qualcuno trova dove ce l'ha lo studio. Lo studio purtroppo non è visitabile perché è una stanzetta, uno sgabuzzino di casa mia. Io aspetto i tempi buoni quando veramente per poter aprire uno studio vero e proprio, così potrò invitare tutti gli amici che da anni mi chiedono la possibilità anche di vedermi lavorare semplicemente. Tra l'altro appartiene anche al quartiere, perché ho visto la zona del Loreto, quindi... Sono sbarrotto, io... L'ha visto? Questa è veramente una cosa meravigliosa. Preside. Sì, c'era un attimino il professore che voleva fare... Lo so, ieri. Voleva fare una domanda, perché lui è fuori... Stai pensando lì. C'è qua, professore, perché... Non può tornare qua, perché io devo fare delle... Non può tornare qua, c'è un posto. Buonasera, non voglio fare nessuna domanda. Quando ho sentito che si parlava di staiti, che qui in questa sede si parlava di staiti, ho fatto di tutto per prendere parte. Ci ho impiegato la mezza alle cioccolate di almeno di un'ora. Mia moglie dormiva fortunatamente. Non dormivo. Dopo che si è imbarcato mio figlio, subito ho preso i volti per venire qui per questa riunione. Perché quando si parla di staiti, io faccio un passo indietro di oltre 50 anni della mia vita. E il paese dell'aria. Il paese dove ho trascorso gran parte della mia fanciullezza. Quando? Da Spropoli si saliva a Staiti per potersi distendere, per rinfrescarsi. Perché
facevamo lo scambio delle vacanze con mio zio. Mio zio scendeva a Sproglio nel mese di agosto e noi salivamo nel mese di luglio. Perché a Sproglio, per chi lo conosce, ormai lo conoscete tutti, si trova dopo Palizzi. E nel mese di agosto, in quella zona vulcanica, area vulcanica, una volta la chiamavano zona ionica, adesso fortunatamente ci hanno elevato culturalmente, che mi fa molto onore. Buonasera, buonasera. E allora ho fatto di tutto per prendere parte, perché a Saiti si viveva in maniera meravigliosa, ma credo che lo si viva anche adesso, grazie a coloro i quali si sono andati a fare, a cercare di non dimenticare questo paese. Lei è il sindaco. Molto così, buonasera. Ed ecco, per questo si faceva, si andava ad agosto, si dormiva in maniera meravigliosa. E poi la cosa più bella di questo paese, caro Presidente, è la mattina alle 6, oltre a svegliarsi delle pecore che passavano sotto, c'era quella campana della chiesa che costantemente ti faceva rinascere dalla stanchezza del caldo di Sproglio. E questo è successo per tanto tempo. Si andava a Brancaleone e si guidava la corriera che ti portava a Saiti fra quei tornanti. Poi sono diventato grande. Man mano che saliva a Saiti, un pomeriggio con mia cugina, che voi forse conoscete la professoressa che siamo, ho visto una chiesetta, Santa Maria di Trevette, di Paolo Orsi. Non vi parlo di era Paolo Orsi, tutti quanti lo conoscete questa sera. Ho fatto delle fotografie. Perché io ho questo piacere di fare fotografie, scusate, le signore di dietro, e mandai alla televisione questa fotografia, Santa Maria di Trevette, frazione di Brancaleone. Non l'avessi mai fatto. Santa Maria di Trevette cade nel comune di Staiti. È successa una capriba tra i vari sindaci di Brancaleone e di Staiti. Ah, chi è che si è permesso di mandare questa fotografia? Dopo un mese tutto quanto si è chiarito e magari ci siamo presi un caffè a Staiti stesso. Non c'è da parlare, però ce la siamo presi presso la casa. Saiti è nominato anche da Edward Lear quando passa da lì. E io ricordo che è scritto che la famiglia Musitano ha accolto questa persona e gli ha offerto una granita di limone a Staiti. No, limone. Era una neve conservata con il vino cotto. Loro erano capaci di tenere la neve conservata per il periodo di agosto. Signori, io vi ringrazio della vostra virtuosità e non faccio altre considerazioni. Grazie professor Emilia. Un attimino, ma dal giudice un secondo così. Abbiamo due cose che abbiamo preparato pure per voi, non andate via comunque, perché poi ci sarà un momento conviviale, perché anche noi abbiamo il senso dell'accoglienza, no? Non greganica, però prego. Vabbè, ma siamo là. Vabbè. Vengo io. Questo per ringraziarla dell'accoglienza. Staiti, dolce paese. Verde di prato e giallo di ginestra. Vento fresco tra i capelli e sguardo attratto dai ruderi dei filetti. Poi ti appare il paese, tra ulivi e chiarore di montagne, che offrono all'occhio il fianco, bianco per natura, non per scelta. Pennellate di luce toccano angoli dimenticate e le case sono ricordi appesi alla nuda roccia. Le scalinate, ombreggiate da glicini, portano a panorami per teneri pensieri. E la gente, dall'affabile sorriso, svelta sale e s'adunna per pregare. Staiti, sei tu questa cesta di colori, sei un pugno di stordate sensazioni, hai il cuore di chi ti viene a visitare. A sera non ci sono più parole per dire la bellezza del tramonto, né pennelli per spargere il colore sui tetti, sulla rupe e sulla chiesa.
Se poi il suono delle ciaramelle si accompagna a quella del tamburo, si scorda l'ora dei saluti e so stare bello tra le tue case, o dolce paese di Staiti. Sì, 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 ora abbiamo un attimino, c'è il tempo per tutti. Poi ho fatto delle ricerche e ho trovato un canto popolare di Anonimo intitolato Bellezza di Staiti. Ah. Anzi, Bellezza di Staiti. E come dice? Bellezza di Staiti, rosuzza di Librati, voi sola mi piaciti, a mezza tutta l'age. Cus'occhi paradiso, lo sole può che mori, voi sola con sorriso, spagnate nome cori. Vene bellezza, vene tesoro, sutta cannizza, l'amore è d'oro. Canta l'uccello sopra l'upino, l'amore è bello, con Dio vicino. Nel ringraziare la signora per il gentile pensiero e dedicarci, la ringrazio ancora particolarmente per la ricerca della poesia. Staiti, diciamo, rispetto agli arci comuni, era famoso nel tempo per le sue belle ragazze. E ogni tanto, qualche volta c'è stato pure qualche ratto. Allora, attendiamo un attimino i momenti, c'era l'intervento del professore e poi abbiamo altri due, vi facciamo leggere. Sì, quanto dice una cosa per prima il professore. Ancora prima, fermati qui. Allora, nulla è per caso. Nulla è per caso, diceva Sergei, e questo nulla è per caso, devo dirlo, perché guardate a sinistra e a destra, trovate l'immagine delle fotografie e pezzi di roccia che sono stati conservati da un intelligente restauro. E trovate anche più ampi tratti di queste rocce emergenti all'interno del museo, che non era soltanto un carcere, prima era un cenobio. Cioè, questo è praticamente un ambiente che voi trovate praticamente un po' dappertutto, anche a Brancaleone Superiore, anche a Boba, anche a Palizzi Superiore, insomma è la nostra Calabria. Non sono paesi costruiti sulla roccia, sono paesi costruiti dentro la roccia. Questi pezzi, con le volte cadono con i terremoti, rimane praticamente quello che è l'ambiente cilindrotte comunicanti. Poi l'urbanizzazione ha creato praticamente di tutto e di più, quindi ha collegato qualche, ma ancora Staiti e molti altri centri, compreso Bova, se voi andate, trovate queste tracce. Quindi loro sono stati messi queste icone, se vogliamo vederle non per caso, in un ambiente che è il loro ambiente primitivo, cioè un ambiente di santità. Ci sono molte cose praticamente che non sono conosciute di Staiti e altre sì. Quello che sicuramente va detto è che la chiesa che voi non avete visitato, o meglio l'avete visitata senza saperlo, era il municipio. Quello del convento di Santa Caterina. Ce ne sono tanti altri che mi sono passati per strada e il vecchio centro di Tridenti in realtà aveva un paese vicino che è sprofondato per liquefazione. Dal punto di vista geologico, i geologi conoscono bene il processo del terremoto, 1783, e ha risucchiato un paese che adesso chiamano Fracasso, che fortunatamente era il Pollischio, ancora precedente, che era d'origine comunque nel 400, giù di lì, a un'altra struttura che poi sarebbe quella di Staiti. Quindi noi siamo, c'è cioè, davvero Staiti praticamente, altrimenti in frazione di Staiti e non è frazione di Brancaleone, perché l'abitato che c'era prima, molto precedente, si è spostato su Staiti, tra l'altro fino a prima liquefazione del terreno. E quindi tante cose che vanno scoperte, non sono evidenti. Vi volevo fare vedere anche un'altra cosa, grazie professore, tra l'altro quelle sono le rocce in cui noi stavamo inciampando durante la visita, perché era la bellezza del luogo, era quella. Questo è l'acquarello di Edward Lear e il preside Campanella mi dice che qui in sala chi c'è? Preside. Allora c'è la professoressa Neri. La professoressa Neri è un illustre discendente della nobile famiglia dei Musitano, più che nobile rivoluzionaria pure, perché dovete sapere che noi quest'estate abbiamo celebrato i 170 anni del passaggio di Edoardo Lear a Staiti, dal 3 al 6 agosto 1847.
ed è stato ospite della Feriglia Musitano di Don Giuseppe Musitano, capopopolo, diciamo. E dopo 15 giorni, dopo 10 giorni che è andato via questo viaggiatore, nelle case della famiglia Musitano si cucirono le prime coccarde con il tricolore rivoluzionario. E poi ci sono stati eventi, diciamo, storici che hanno caratterizzato questa popolazione. E quindi ringrazio il professor Ieria che mi ha, diciamo, sollecitato a ripigliare il discorso. E abbiamo nella manifestazione che è stata fatta in agosto, abbiamo apposto una targa ricordo proprio diciamo nelle adiacenze di Palazzo Musitano, che abbiamo dato l'onore alla professoressa Neri, che insegna travaccio al liceo, al conservatorio musicale. Se vuole porre un saluto saremmo più felici. Professoressa, venga qui. Io questo è un episodio che è storia, professoressa. Storia veramente, io sono emozionatissima, non so, vorrei solo ringraziare il comune di Staiti, il sindaco, il professore Campanella, tutti voi, l'associazione Le Muse. E veramente sono emozionata e sì, io amo molto Staiti, è un paese che ricordo da bimba perché vivevano i miei nonni in questa casa appunto dove abbiamo rivisitato quest'estate in occasione del viaggio di Lear, e ogni volta c'è qualche cosa che continua ad attirarmi lì, a tenermi lì stretta, e mi auguro soltanto che riusciamo a fare qualcosa di più, sempre di più per questo paese, perché niente, lo sento paese mio, e guai chi cercheremo di strappare qualche promessa. Faremo di tutto, e comunque grazie, sono veramente emozionata, ho un ricordo dei nonni va bene. Grazie professoressa. Io non so se te ne sei accorto, tutti quelli che vi stai, perché qua dentro noi non c'è solo Reggio, c'è Staiti, c'è anche Staiti, abbiamo tra noi il dottor Pietro Carisì, c'è il professor Ieria con la consorte, la dottoressa Pinapatti con il marito sono andati via. E se ti sei accorto, hanno tutti questo ricordo di Staiti, a Staiti quando ero piccolo, ed è ancora così, perché chi viene da Staiti tutt'oggi dice io lì mi diverto, perché è un paese per i bambini. A Staiti si può camminare per le strade senza che ti possa accadere nulla, ed è vero, perché non c'è il pericolo dell'autovettura e ci sono talmente delle realtà talmente belle, le porte sono aperte, le chiavi sono attaccate alle porte, questo è Staiti, e questo è un modo di vivere speciale che non è, io non voglio partire, cioè, me lo devi consentire, il dato demografico ci dà veramente, ci penalizza, ma in realtà è un paese dove andare a passare le vacanze, ed è per le vacanze per le famiglie, perché chi ha bambini e vive a Staiti non ha le difficoltà che hanno le persone che vivono in altri posti. Io oggi sono qui, nonostante mia madre fosse impegnata, ho trovato la vicina di casa che mi tiene i bambini. Chi ha questa fortuna? Ditelo. Venite a Staiti. Ed è per questo che io ho deciso di non andare via da Staiti. Infatti, quindi questo è le fa noi. Io tra l'altro volevo ringraziare che abbiamo. Devo salutare il dottor Giovanni Altieri, sì, partendo qui. Sì. Nostro professore, collaboratore. E poi tra l'altro abbiamo con noi la presidente Teresa Gandini della Proloco di Staiti, che noi salutiamo e abbiamo già conosciuto, e abbiamo pure Bruno Marino che è il vice sindaco di Staiti, giovane ma che dimostra insomma questa scelta variegata dell'amministrazione comunale. Quando noi siamo venuti a Staiti, signora Pina Verduce e poi la signora Antonietta Di Angelis, noi quando siamo venuti a Staiti abbiamo fatto tante cose. Allora la signora Pina Verduce in vernacolo sempre traduce, accomodiamo qui magari signora Pina, così
sta accomodata, traduce sempre in vernacolo quella che è l'impressione del viaggio che abbiamo fatto. Quindi ora inforca gli occhiali e sentite come in vernacolo ha tradotto quello che abbiamo effettuato. Il microfono lo tengo io, magari così riesce meglio a leggere. Lo tengo io. Jorg da Befana, sabato 6 gennaio 2018, un presidente di voti e un gruppo di soci musi partimmo a nell'area greganica, Rivera do Bergamotto e Gessolino. Un luogo di raggiungere era Staiti, zona d'altura, ma lungo percorso facciamo una sosta e dimmi a vedere uno dei monumenti più belli della costa ionica, Santa Maria di Terdetti, chiesa romana di culto greco, un gioiello da salvaguardare. Tornato in Topolmeni, un viaggio ripigliamo e dopo 20 minuti a Staiti arrivamo. Scendemmo da Pulmeni, da zona d'altura, e subito contemplammo la bellezza della natura. L'azzurro del cielo, un sole che splendiva, guardando da vallata un misto di colori, agrumi, vigneti, livari e tanti fiori. Una prospettiva caveduta da mare che solo chi ama la natura sa apprezzare. Continuando il nostro itinerario, Museo di Sonti i tre greci visitammo. C'erano tante icone che ha scritto la provenienza e tante informazioni. Igli avevano scelto l'altura come ermo e a sua preghiera innalzavano lo spirito al creatore. Discimmo del museo, l'ora del pranzo era arrivata, a taverna dei santi, a tavola era preparata. E a poco posto pigliamo, e un pranzo greganico tutti gustammo, dell'antipasto e maccarroni, carne arrosto e puro dolciume, per finire in allegria. Tu belle giovanotti, un mascolo che suonava zampogna e una signorina con tamburello cominciava a suonare e a ventanella divisero a ballare. Dopo un poco di divertimento, tutti insieme i suonatori iam a visitare a chiesa matrice titolata Madonna Assunta, con un bellissimo altare e una navata laterale ornamentale e altri simboli. Continuando l'itinerario, le zone più alte da cittadina arrivavamo e porti ammirare di righi che sembravano prese piani. Scendimmo e concludere la giornata, un gruppo musi a casa da cultura da cittadina si è fermata, onde c'era mostra di presepi di artisti locali, vere opere d'arte, ca presenza del sindaco da cittadina e del presidente del consiglio comunale. Un presidente di Monti, da famiglia Musi, c'è uno scambio culturale. Fummo accolti con tanta familiarità, passammo una bellissima giornata e conosciuta una cittadina storica e caratteristica. Grazie dell'accoglienza. E abbiamo riassunto quello che abbiamo fatto. Antonietta De Angelis, può raccontare, preside, come insomma, il sindaco diciamo 50 anni fa aveva tutto il rituale di San Giovanni di Ressis che veniva fatto e che cosa avete ripristinato, no? Allora, la professoressa De Angelis è sorella della professoressa Lucia Papalia, che è moglie dell'ex sindaco compianto, che io ricordo con tanto affetto perché è stato mio insegnante, il professor Arcangelo Papalia, il quale ebbe il merito di aver ripristinato il rito del vespro, diciamo, celebrando negli anni 50 il rito ortodosso in Santa Maria dei Terzi. Io appunto non sono di Staiti, sono mio padre era di Palizzi e mi sento ionica a tutti gli effetti perché ho amato quelle terre.
ho incontrato mio cognato grazie a mia sorella che è di Staiti, che mi ha fatto conoscere questo paese e me l'ha fatta amare particolarmente facendomi conoscere Santa Maria dei Tridenti. A Santa Maria dei Tridenti, in un mio racconto, io ho voluto dedicare una pagina. E la storia è la vicenda di una donna che per delusione d'amore ritorna ai momenti dell'infanzia e alla prima comunione. La prima comunione avviene proprio in questa chiesa che io ho avuto il piacere di descrivere. Leggo la parte. Avvertivo gioiosamente che dentro le mie vene scorreva la stessa gioia nel giorno in cui anch'io avevo preso l'ostia consacrata. Ora, come per incanto, camminavo in fila per due, insieme con tutti i comunicanti, lungo la strada del paesello, che tra le macchie di gialle ginestre tese al sole e cespugli verdi di particolare bellezza primaverile, conduceva alla chiesa delle Tre Marie, di nobile fattura basiliana. Sopravviveva a quel tempo, ricca di affreschi policromi, di santi di speciale tranquillità, solo nelle tesiabite semicilindriche con finestre aperte a oriente, ma anche i mattoni nudi delle restanti pareti quel giorno producevano un dilatato senso di serenità. In quel luogo, presso l'altare maggiore, al suono e canto di inni liturgici ci attendeva il sacro parroco, poi il calice d'oro splendente posto davanti alla piccola cella del tabernacolo per la consacrazione del vino. Grazie la scrittrice attenta, la presidente della Prologo Teresa Gandini, prego, venga un attimo qui, rimanete con noi che c'è un momento conviviale, rimanete con noi, questione di poco. La nostra, nostra presidente della Prologo Teresa donna Gandini, del nord, sposata è una donna del nord che è una vera artista, si diletta, cioè lo fa, diciamo, con molta professionalità, dedicandosi alla pittura dei paesaggi, che sono la caratteristica, diciamo, interessante della sua, diciamo, attività artistica. Allora, prego Teresa. Buonasera a tutti. Ascoltate, questo quadro è un regalo a voi. Quindi la metteremo all'associazione, grazie, faccio la consegna, cominciamo la fotografia, grazie. Sta prendendo un'alba a Parigi, lo dobbiamo spostare perché c'è il rimezzo delle sempre alpe e poi da notte. Mettiamo qua, sindaco, venga così, facciamo una foto più istituzionale, un attimino, sì. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Allora, siccome vediamo insomma che al sindaco diamo la conclusione della manifestazione, poi ci sarà Domenico Romeo che deve farle un saluto dal nostro parmigiano e poi voi rimanete dove siete perché a tutti vi verrà offerto, tutti i soci hanno preparato dei dolci buonissimi, quindi non vi alzate che vi verrà consegnato, hanno già preparato, già l'ho detto, vi verrà portato ad persona il piatto, quindi così evitiamo di fare confusione. Aggiungo che noi come greci di Calabria abbiamo portato anche qualche cosa da assaggiare, tra cui c'è un liquore, il liquore della contemplazione, dato che abbiamo parlato di santi e dell'attività contemplativa, abbiamo portato un liquore al gelsomino che viene chiamato il liquore della meditazione. Benissimo. Che poi assaggeremo. Facciamo ora concludere, abbiamo parlato tutti, ora il sindaco deve concludere perché stasera avete visto che la serata è iniziata prima molto scientifica e storica, poi naturalmente ci siamo sentiti coinvolti emotivamente per quanto riguarda il senso del religioso, siamo ritornati poi a riparlare dell'ufficiosità di Staiti, abbiamo capito l'offerta di Staiti del futuro come deve essere, lo chiediamo al sindaco a questo punto, l'offerta culturale della Staiti che verrà. Noi abbiamo fatto una promessa lo scorso 6 gennaio che facciamo un evento per i presepi un altro anno nel paese, lo organizzeremo per bene
magari una rassegna di presepi diffusi nelle case, nei catoi, quindi ci prendiamo questo impegno. Sindaco, come dobbiamo andare diciamo a casa stasera? Che ricordo dobbiamo avere di questa Staiti e che cosa abbiamo appreso? Io ho preso tantissime cose. Allora, hai visto benissimo, no, come è andata la serata. Siamo partiti da un discorso molto tecnico per poi far emergere quelli che sono gli elementi emotivi. Quali sono gli elementi emotivi? Sono legati proprio ad un modo di vivere, ad una cultura. Noi siamo ciò che respiriamo, alla fine, e della verità. Io ti voglio fare i complimenti, soprattutto perché anche nel condurre la discussione stasera le domande sono sempre state molto pertinenti e hanno dato un senso alla nostra presenza qui. Stasera arrivando c'è stato un vostro, come dice il professore, l'ordine con me. Voi non vi preoccupate, l'ordine viene solo. Ed è vero. E ora ti voglio fare una domanda. Quando sei venuto a Staiti la prima volta, sì, tu immaginavi di trovare tutto questo? Allora, quando sono venuto la prima volta a Staiti, durante un settembre torrido, appena sono arrivato ho detto: ma dove sono capitato? Mi sono dovuto fermare con la macchina, mi pare che avevo incontrato la signora Papalì e ci siamo fermati ai gruppetti e ci siamo fatti forse per scendere a vedere. Poi, quando sono arrivato nella zona archeologica di San Giovanni d'Erestis, ho detto io questa di Trieste, scusate, ho detto questa è veramente l'area grecanica. Mi sono reso conto che questa era l'area grecanica. Quindi venire poi a Staiti è stata la scoperta nella riscoperta, perché trovare una cittadina in cui, ripeto, il senso dell'armonia, ma anche tra le varie parti, perché anche quando abbiamo fatto il convegno alla Casa della Cultura si respirava questo senso di armonia tra di voi, perché anche quello si respira nella societas, cioè nella società politica che gestisce una cittadina, è quello. Dicevo, senso dell'accoglienza in tutte le sue espressioni, perché la specificità che può avere il professore non è la specificità e il rigore che magari ha il preside Campanella, no? Che è un poco più eccetera. Quindi, e poi la novità è difficilmente trovare un sindaco. Infatti io quando ho organizzato, vi dico anche la verità, quando abbiamo organizzato questa cosa io ero indeciso se inserire il sindaco domenica prossima per la festa della donna, perché è un sindaco donna, cosa difficilissima trovare, quindi sarebbe stata proprio congeniale come rappresentante del mondo istituzionale averla domenica insieme alla scrittrice, alla giornalista eccetera. Però poi mi hanno anche reso conto che Staiti meritava col primo cittadino un impegno a tutto tondo, e mi sa che stasera è stato proprio questo. E sono contenta che tu hai notato proprio questo, l'armonia. Noi lavoriamo non in compartimenti stagni, noi abbiamo ognuno il nostro settore, poi uniamo, è dalla sintesi che nascono veramente le belle cose. Ed è quello che noi facciamo tutti i giorni, gli scontri, le divergenze per quanto riguarda le opinioni, il modus operandi, nascono, ci sono, sempre, però troviamo sempre poi il modo per realizzare una manifestazione. La manifestazione del 6 gennaio è nata da, diciamo, quasi da un dialogo, e noi abbiamo cercato di mettere in quella giornata quelli che fossero gli elementi fondamentali e quello che realmente per il cittadino, per chi viene da fuori, ci posso respirare un'aria diversa. Ecco perché poi c'era lo zampognaro.